Dopo una settimana tristissima per tutta la comunità neretese a seguito della prematura e improvvisa scomparsa del giovane padre di famiglia Andrea Visciano, appartenente al gruppo degli irriducibili Nereto, al comunale si gioca una sfida che sa di spareggio per le ambizioni playoff. Arriva infatti il Paterno di Torti, appaiato al Nereto a 37 punti in classifica. La sfida si sblocca all'undicesimo minuto a seguito di una bellissima azione corale. Calderaro penetra nel cuore dell'area di rigore, trafigge Ranalletta. Bravissimi però anche Lazzarini e Tarquini, che hanno partecipato alla costruzione dell'azione del gol. Prova a reagire la squadra ospite, ma non ha occasioni importanti fino alla mezz'ora, quando Iaboni, da azione di calcio d'angolo, non riesce a trovare la via del gol. Da distanza ravvicinatissima, Antonacci al 36esimo ci prova dalla distanza facile per Ranalletta. Proteste di Scippol al centro dell'area di rigore, speciale di Pescara, lascia giocare, non sembra avere dubbi il direttore di gara. Inizia la ripresa, ancora il destro di Antonacci di poco a lato. La difesa del Nereto oggi in cattedra, Zetti e compagni non lasciano azioni facili al Paterno, anzi ne approfittano in contropiede con il neo entrato Bellini, che innesca Antonacci, giro palla dall'altra parte, intelligente velo di Sorci per Lazzarini, da tu per tu con Ranalletta, si lascia ipnotizzare dal portiere classe 2000 Marsicano. Bene il Nereto che si difende, non riesce però a trovare la via del 2-0, altra occasione al 34esimo per Antonacci, oggi il suo destro non va a bersaglio, occasionissima del Paterno, a 4 dal termine Mastroianni in corna con violenza. Ci vuole tutta l'esperienza, la bravura di un super di Giuseppe, che prima si distende miracolosamente, poi riesce ad abbrancare la sfera sul tentativo di tap-in dello stesso Mastroianni. Finisce qui Nereto 1, Paterno 0, vittoria che porta le firme di Calderaro e di Giuseppe, vittoria che rilancia le ambizioni playoff della squadra di De Feudis. Ora andiamoci a sentire allenatore in seconda Pennesi, il tecnico degli ospiti Torti. Sapevamo che sarebbe stata una partita abbastanza difficile per via anche delle loro caratteristiche, nella squadra avevamo affrontato una squadra molto fisica, una squadra ben messa in campo, poi siamo stati bravi nella prima parte a sbloccare la partita e poi siamo stati anche bravi a non concedere tantissimo, tranne l'ultima disattenzione sulla palla inattiva dove Di Giuseppe si è superato, ha fatto un ottimo intervento, però credo che tutti i ragazzi sono stati bravi oggi, non hanno mollato di un centimetro e abbiamo ottenuto questi tre punti che per noi sono di vitale importanza per il proseguo della stagione. Era doveroso dedicare questa vittoria, i ragazzi hanno avuto anche un motivo in più per spingerci, per darci dentro alla partita e per questo siamo orgogliosi. No, noi stiamo bene, veniamo da un buon momento, sicuramente avremmo meritato di pareggiare, perché al di là dell'errore sul gol, una palla in uscita a tre quarti campo nostra, loro l'hanno sfruttata al massimo, poi però penso che Nereto abbia fatto poco, insomma. Noi ci siamo riversati nella loro metà campo, abbiamo avuto il primo tempo l'occasionissima con Iaboni a mezzo metro dalla porta che purtroppo ha lisciato la palla, il calcio di rigore non lo so adesso se stasera le immagini ci diranno se effettivamente era calcio di rigore o meno, poi il secondo tempo abbiamo avuto un altro paio di situazioni pericolosissime e poi ecco la parata decisiva che ha fatto Di Giuseppe, che vale tutta la partita, perché è stata una parata determinante.